Tutti bentornati sul canale. Oggi vi registro la seconda parte del video relativa alla skincare routine. Io avevo già fatto quello relativo ai prodotti che utilizzo quotidianamente. In questo video vi mostrerò i prodotti integrativi. Ve l'avevo anticipato che vi avrei fatto un video a parte ed eccolo qua. Vi parlerò più che altro di scrub, maschere, oli, solari, insomma, di tutto un po'. Come primo prodotto vi mostro uno scrub di Madara, l'Exfoliating Oil to Milk Scrub, che è in questa confezione che è stata fatta in edizione limitata in un cofanetto insieme all'acqua micellare che mi era stato omaggiato al Madara Day, che era stato fatto qua a Reggio. Questo scrub è uno scrub meccanico perché contiene dei granelli all'interno. È un olio, adesso ve lo faccio vedere, che va a scrubbare la pelle mediante questi granellini. Quando viene a contatto con l'acqua si trasforma in un latte, quindi voi mentre massaggiate, comunque è una sensazione piacevole, assolutamente non aggressiva, lo massaggiate per 3 minuti, qua c'è scritto dai 3 ai 10 minuti, io onestamente lo massaggio un po', non sto a contare quanti minuti, comunque lo vado a massaggiare, poi quando lo rimuovo la pelle è vellutata, morbida, vi va a rimuovere il primo strato di cellule morte, vi va a togliere le particelle di inquinamento, i residui del trucco. È veramente uno scrub che mi sta piacendo moltissimo. È una confezione da 60 ml. Dopo questo avete la pelle veramente pulitissima, morbida, liscia. Ottimo scrub, io lo faccio solitamente una volta alla settimana. Poi passiamo al peeling enzimatico. Il peeling enzimatico io lo vado a fare solitamente 2-3 volte a settimana e ne ho due da mostrarvi. Il primo è quello di Purofi, ormai famosissimo, l'Exfoliating Serum. Questo che io ho ancora nella vecchia confezione, che era la prima confezione uscita, adesso è nella confezione nera con il pump, che è un po' più comodo perché questo ha il tappo a vite. Comunque, al di là di quello, la formulazione è leggermente cambiata perché è stato reso un po' più denso, ma è veramente un esfoliante fantastico. Questo io lo utilizzo o al mattino o alla sera, non ho una regola. Va utilizzato su pelle asciutta, quindi voi lo andate a massaggiare su pelle asciutta, lo massaggiate un pochino, si può tenere anche sulla pelle tipo maschera, però io preferisco sciacquarlo perché la pelle è molto sensibile e a me non dà assolutamente i problemi se è sciacquato subito, e non ho provato a tenerlo, quindi non vi so dire cosa fa. Praticamente vi va a ossigenare la pelle. Io ho notato già dalle prime applicazioni una schiarittura delle macchie, va a affinare la grana della pelle, è un prodotto veramente fantastico. Io mi sto trovando benissimo, ne sento parlare solo bene, quindi è un prodotto sicuramente molto amato. E questo lo vado a fare dalle 2-3 volte a settimana, dipende, perché lo vado ad alternare alla maschera peel di Madara che io qui ho nella confezione mini. Comunque con questa confezione ci fate tranquillamente sulle 5-6 applicazioni perché comunque non ne va utilizzata un botto. Questo è un peeling enzimatico agli alfa idrossiacidi che vi va a dare una luminosità incredibile alla pelle, anche quello di Purofi. Questo però è un po' più strong a mio parere. Voi lo mettete, lo lasciate agire un pochettino. Quando lo andate a rimuovere, cioè vedete proprio che cambiate colore, cioè vi toglie il grigiore dalla pelle. E veramente è un prodotto top che lui. Questi due sono i migliori peeling enzimatici provati finora. E quindi questo qui lo vado a fare solitamente una volta a settimana e lo faccio seguire dalla maschera SOS che sto terminando. Questa è sempre una mini size, tutte mini size da farvi vedere di Madara. Io le avevo acquistate sempre quel giorno al Madara Day. Questa maschera io la utilizzo
per andare a ridare idratazione alla pelle dopo il peeling enzimatico, e la utilizzo anche tipo sleeping mask, quindi alla sera la metto su, vado a letto e alla pelle non ce la faccio. E al mattino ho la pelle morbidissima, idratata e reidratata, insomma, fantastica anche lei. Quindi queste due solitamente le vado ad utilizzare in combo, prima la peel e poi l'SOS. Invece il siero esfoliante di Pure Office lo utilizzo la mattina, dopo vado a fare la skincare routine, quella normale che vi avevo fatto vedere. Se lo utilizzo alla sera, dopo questo vado a spruzzare un po' di acqua di rose e solitamente vado a mettere o la mia crema viso oppure sempre lei che è caduta. Altra maschera, e questa volta parliamo di una maschera detox purificante, è sempre questa di Madara in Mini Italia. Questa la utilizzo una volta ogni 10 giorni perché io non ho bisogno di purificare troppo la mia pelle. È una maschera all'argilla che va a ripulire i pori. È molto valida anche questa, va tenuta dai 5 ai 10 minuti. Io solitamente la tengo 5, la tengo poi bagnata, umida con l'acqua termale. In questo caso vi mostro questa di Uriage. Quindi la vado a tenere umida. E finiti i 5 minuti la tolgo perché sennò mi va a seccare troppo la pelle, me l'asciuga troppo, io non ne ho bisogno. Però anche questa detox non è male, una volta ogni 10 giorni per quanto riguarda il mio tipo di pelle. Per una pelle grassa questa anche una volta a settimana tranquillamente si può fare. Poi ultima maschera che vi mostro è questa di Alchemilla. Questa è quella per pelli sensibili. Adesso ve ne mostro una che è ancora da aprire. E questa qui è fantastica quando avete la pelle particolarmente arrossata. Questa vi calma la pelle, ve la rinfresca. È una maschera veramente bellissima. E contiene calendula, camomilla, olio di mandorle, tutte sostanze che vi vanno comunque a lenire la pelle. E mi piace molto, lo sapete, anche quella anti-age di Alchemilla, che però al momento ho terminato, e fa un effetto simile a questa di Natura Siberica, che non mi dilungo tanto perché ve l'ho mostrata nel video precedente, solo che questa è a effetto freddo. Invece quella anti-age di Alchemilla è una maschera che comunque quando la tenete su vi dà un po' di calore. Questa qua, lo sapete, la amo follemente ed è la maschera meno 30 gradi cold mask di Natura Siberica della linea Fresh Spa. Vi rimodella la faccia, ve lo dico, c'è proprio sculpting mask come vi ho già detto, quindi lei sempre la faccio solitamente una volta a settimana, anche perché poi considerate che ho diversi prodotti, non ho scorte, però questi prodotti concentrati tutti in una settimana non li utilizzo mai, anche perché solito poco tempo, voglia dipende, quindi io vi dico quello che dovrebbe essere la regola, però non capita mai che io faccio sempre le stesse cose tutte le settimane. No. Detto questo, andiamo agli oli, trattamento intensivo con olio. Ho reinserito il Radiant Energy sempre di Madara. Questo lo utilizzo assieme alla fantastica polvere di perla. Vi avevo fatto un video dedicato quando ero giovane e quindi ve lo metto magari nelle schede. Non mette a fuoco, ecco qua. Questa polvere di perla io la adoro, la potete utilizzare in svariati modi. E io adesso la sto utilizzando insieme all'olio per fare un impacco al viso. Impacco per dare luminosità al viso, soprattutto adesso in questo periodo che c'è il cambio di stagione, per togliere proprio il grigiore.
e la polvere di perla aiuta tantissimo ad affinare la grana della pelle, a restringere i pori, a rendere la pelle più luminosa, quindi la parola d'ordine per me, lo sapete da un pochino, è luminosità, e questi due prodotti insieme mi stanno dando grandi soddisfazioni. Poi, come altro olio che vado ad utilizzare, questo invece per fare il massaggio anti-age, solitamente mi metto il video di Giulia nell'armadietto mentre faccio il massaggio, così me lo faccio bene bene. E andrebbe fatto tutte le sere, io ovviamente tutte le sere non ce la posso fare. Comunque, quando lo faccio mi dà molte soddisfazioni e lo sto facendo con l'olio di Purofi, che è uno spettacolo. Ha ovviamente, come anche l'altro olio, la pompetta, il contagocce, e questo lo utilizzo. Dopo la detersione vado a fare questo massaggio rilassantissimo anti-age per andare un pochino a migliorare la situazione come terapia d'urto, e poi dopo il massaggio vado a mettere la crema solita, insomma la mia solita routine. Questo olio è veramente una favola, è un siero in olio e contiene, me lo sono segnato perché non ce la farei mai a ricordarmi tutto a memoria, Q10, olio di argan, olio di jojoba, vitamina E, ceramidi. Cosa fa? Va a elasticizzare la pelle, ad attivare il microcircolo, è veramente fantastico. Questo olio mi sta piacendo moltissimo, è una confezione da 30 ml come anche l'olio di Madara e durano una vita, perché comunque considerate che di olio ne utilizzate al massimo una pipetta. Belli, bello molto questo per l'automassaggio al viso, bello questo per dare quella botta di luminosità. Sapete che questo io lo vado ad utilizzare anche sulla Beauty Blender per togliere i segni della stanchezza anche durante il giorno, se avete il contorno occhi particolarmente secco, tamponate un pochino di questo olio, una favola veramente. Prodotti che ho trovato che mi danno dei risultati. Poi vado veloce perché mi si sta scaricando la videocamera. Altro prodotto che utilizzo non tutti i giorni è questo face cleanser di Kama, che abbiamo mostrato già in altri video. Questa è una polvere di un mix di erbe: avena, sandalo, curcuma, rosa damascena. È un prodotto top anche questo video è solo prodotti top. E questo qua lo utilizzo 2 volte la settimana, la mattina. Questa polvere voi l'andate a miscelare un pochino d'acqua. Io solitamente spruzzo l'acqua di rose sul palmo della mano dove c'è la polvere, faccio la pappetta e vado a massaggiarla sul viso, vi fa una pelle di velluto. E però, visto che fa una leggera esfoliazione, non lo vado ad utilizzare tutte le mattine. Bello anche lui. Poi, come solare, utilizzo, se non ho già una base con SPF, la crema solare ad alta protezione 50 più di Alchemilla. Questa io la utilizzo viso corpo indistintamente. Questa è una confezione chiusa perché l'altra la sto terminandocela su. Io la utilizzo come base make-up se uso soprattutto del fondo minerale o comunque un fondotinta che non ha protezione. Non mi va a dare problemi di lucidità e quindi per me è approvata anche per il viso. Come solare integrativo per quando siete fuori da tenere in borsetta, mi sta piacendo moltissimo questa Broom Idratante Hydra Bio Eau de Soin SPF 30 di Bioderma. Questa è una confezione da 50 ml. E mi torna comodissima in borsa perché anche quando sono fuori a camminare al parco con i bimbi, questa l'andate a vaporizzare sul viso e avete comunque un minimo di protezione ai raggi solari. Comoda e utile soprattutto. Anche questa non mi dà problemi di lucidità. Poi, come ultima cosa, vi faccio vedere questo prodotto di Wycon.
l'acqua termale che vi avevo mostrato in un video haul. Acqua termale rinfrescante e idratante a base di acido ialuronico, acqua della fonte termale di Bognanco. Questa ha una vaporizzazione fantastica perché vi va a coprire tutto il viso e oltre. E non la utilizzo per tenere umide le maschere perché mi sembra molto uno spreco, anzi è molto spreco. Per tenere umide le maschere vi avevo già fatto vedere questa e per rinfrescare il viso durante il giorno per fissare il make-up, mi piace molto, utilizzo questa perché contenendo anche acido ialuronico è un'acqua di trattamento. Questa è un'acqua termale molto buona anche questa, però è a livello lenitivo, a livello rinfrescante, però non è un'acqua di trattamento come invece questa perché contiene acido ialuronico, quindi questa per rinfrescare la pelle anche del corpo e soprattutto in estate questa mi torna comodissima. È un flacone da 300 ml, avevo fatto scorta quando ero andata a Parigi perché era in super offerta e l'avevo pagata pochissimo. Vabbè, questa a voi non penso che interessi particolarmente. Comunque, questa per il corpo e per il viso, per le maschere, questa invece per il viso, principalmente per fissare il make-up e per rinfrescare il viso durante il giorno. Bene, penso di avervi detto tutto. Io spero di avervi detto qualcosa di utile, di avervi fatto compagnia. Vi ringrazio come sempre per aver visto il video e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!